a tutti, in questo video vi daremo 7 modi per creare abitudini positive. Pronti? Via! La vita è una serie di abitudini. Ma che cos'è un'abitudine? Un'abitudine è qualcosa che facciamo quotidianamente che diventa parte della nostra routine. È la ripetizione di un determinato comportamento fatto ogni giorno per tutti i giorni della nostra vita. In questo video parleremo di 7 modi per creare abitudini positive che nutrono spirito, corpo e mente. Anche le abitudini che sembrano insignificanti, se fatte ogni giorno, hanno un grande impatto sulla nostra vita. Non c'è bisogno, infatti, di fare grandi rivoluzioni o di fare chissà cosa per cambiare la nostra vita, ma dobbiamo iniziare da piccole e costanti abitudini che, se fatte ogni giorno, cambieranno la nostra vita per il meglio. Le abitudini sono comportamenti automatici che impariamo dalla nostra esperienza. Le nostre abitudini, infatti, nascono spesso da una ricerca per qualche tipo di gratificazione. Comprendendo qual è la gratificazione che cerchiamo, siamo in grado di abbandonare un'abitudine o di crearne una nuova. Se vogliamo cambiare le nostre abitudini, ci sono due step importanti da considerare. Il primo è creare nuovi input che ci aiutano a ricordare di fare la nuova azione. Il secondo è creare un piano specifico e concreto. Ad esempio, invece di dire vorrei meditare di più, che rimane molto vago, scegliete anche quale tipo di meditazione fate e l'orario in cui decidete di fare questa meditazione. Invece, come nuovo input, potete lasciare ad esempio il cuscino che utilizzate per meditare vicino al letto, così appena alzati la mattina vi ricordate immediatamente di fare meditazione. Se volete creare una nuova abitudine, rendetela il più semplice possibile. Ad esempio, se volete leggere di più, iniziate dandovi come obiettivo quello di leggere 2 pagine ogni sera. È importante iniziare con piccoli cambiamenti per riuscire a essere costanti con la nuova abitudine, perché la parte più difficile è sempre all'inizio. Quindi, con degli obiettivi più facilmente raggiungibili, sarà più facile creare una nuova abitudine ed essere costanti. Ricordatevi che siamo sempre motivati dalla ricompensa finale, quindi rendere le abitudini più attraenti ci aiuterà a farlo. Ad esempio, subito dopo la sadhana datevi qualche tipo di ricompensa. Fate una colazione speciale, uno scacco della vostra cioccolata preferita, qualcosa che è gratificante per voi. In questo modo sarà facile associare la nuova abitudine a qualcosa di piacevole e quindi ad essere più invogliati a farla nel momento in cui non avremmo tanta voglia. All'inizio datevi questa gratificazione solo dopo aver fatto la vostra nuova abitudine, ok? Non sempre, se no non vale. Abbinate la nuova abitudine ad un'abitudine che già avete consolidato. Ad esempio, se volete iniziare a ripetere affermazioni positive, approfittate del momento in cui vi lavate i denti per ripetere queste affermazioni davanti allo specchio. In questo modo potrete sfruttare l'abitudine che già avete di lavarvi i denti prima di andare a dormire, ad esempio, alla nuova abitudine di ripetere queste affermazioni positive. Usate qualcosa per monitorare le vostre abitudini. Ad esempio, se avete un calendario cartaceo, fate uno smilino per ogni volta che avete completato la vostra abitudine. Questo vi aiuterà a monitorarle e anche a sentirvi gratificati ogni volta che guarderete il calendario. Il successo inizia da una semplice abitudine. L'eccellenza non è un'azione sporadica, ma una serie di abitudini portate avanti con dedizione e costanza. Quindi, cari miei, tutti noi abbiamo la possibilità di avere successo nelle nostre vite, basta impegnarsi un passettino alla volta. Noi abbiamo studiato questa sadhana online proprio per aiutarvi a diventare costanti e a creare nuove abitudini con voi stessi e siamo felicissimi se volete farne parte. È gratuito e adatto a tutti. Dalle Marche vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Andiamo adesso a comprare la cioccolata. Ciao! Ciao!